o siamo solo al riscaldamento? Mi lasci prima però, poi le rispondo, però mi lasci prima rispondere al professor Ricolfi, del quale ho letto tantissimi libri, uno in particolare, e gliela butto lì come elemento programmatico per le prossime elezioni. Lei ha scritto un libro molto difficile peraltro, ma estremamente interessante, e l'ha chiamato in maniera, diciamo, eufemistica, ma non tanto, molto brutale direi, il sacco del Nord. Bene, questo sacco del Nord, come lei sa benissimo, essendo un esimio studioso, è ancora in atto, anzi forse peggiorato. E allora io sono convinto, sicurissimo, che se dovessimo fare un'assemblea programmatica, da quell'assemblea dove parteciperebbe anche la base rappresentata dai sindaci, uscirebbe in maniera del tutto evidente questa nuova problematica. Cosa voglio dire? Io ora sento di essere la base della Lega in questo momento perché non sono un dirigente. Bene, questo problema, il problema della questione settentrionale, è più che mai vivo nella carne viva della Lega. E quindi ci vuole la Lega Nord, ma Salvini vuole la Lega in tutto il paese. E quindi, ma l'anima della Lega che parla di autonomia, che parla di federalismo, che parla di sacco del Nord, c'è ancora tutta, è viva, cova sotto la cenere e prima o poi esploderà. Questa è la profezia che mi sento di fare. Quindi noi il programma per le prossime elezioni ce l'abbiamo già belle pronto. Se noi ascoltiamo chi, Castelli, i sentimenti. Noi militanti della base, noi militanti della base. Voi militanti della base, il programma sarebbe non Lega Nazionale, Lega Nord, per capirci. Sarebbe, no, Lega Nazionale, ma con forte spinta sull'autonomia che è prevista dalla Costituzione, sui referendum, sull'attuazione dei referendum e possibilmente una spinta ulteriore verso il federalismo e magari andare a sanare quelle problematiche che il professor Ricolfi conosce perfettamente, che lui ha così magistralmente illustrato nel suo libro Il Sacco del Nord. E quindi stiamo dicendo Gianni Barbacetto, aspetti un attimo, Castelli ha detto una cosa rilevante, voglio sentire Gianni Barbacetto se ho capito bene io, Castelli non...